Sabato 29 luglio 2023, bentrovati con il live special di TRM Network. Siamo al servizio di apertura, parliamo di ordine e sicurezza pubblica. C'è stato in proposito un vertice a Barletta, obiettivo potenziare l'organico nella BAT, necessario un piano contro i cambiamenti climatici. Servizio. Continuare l'opera di potenziamento degli organici di pubblica sicurezza sul territorio, già iniziata a partire dai primi 6 mesi dell'anno con l'arrivo di altri 10 finanzieri e a fine dicembre con altre assegnazioni nazionali. È la promessa del sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni a margine del vertice in prefettura a Barletta convocato dopo l'escalation criminale nella BAT. Tra gli episodi più gravi, le bombe esplose davanti ad alcuni esercizi commerciali ad Andria. Per questo motivo Molteni ha sottolineato il convincimento del governo di rafforzare il presidio dello Stato sul territorio. Fondamentale ascoltare il grido di allarme e di dolore dei sindaci, delle forze di polizia, ho incontrato anche i sindacati delle forze dell'ordine, c'è la volontà dello Stato di rafforzare la risposta di sicurezza in un territorio ricco, importante, vivace, ma anche particolarmente sollecitato da varie forme di criminalità. La legge Madia è stata una legge sciagurata. Con questo governo si inverte il trend. Quelli che vengono assunti sono maggiori di quelli che vanno in quiescenza. Quest'anno noi complessivamente come Polizia di Stato immettiamo 6.000 poliziotti, ne vanno in pensione 4.000. C'è l'inversione, cioè quelli che arrivano sono più di quelli che escono, non è sufficiente, dobbiamo farne di più. Grandine e alluvioni al nord, incendi al sud. Tra le regioni più colpite dai cambiamenti climatici c'è anche la Puglia. Non mancherà quindi il sostegno dello Stato con il potenziamento del soccorso pubblico. Molteni, dopo aver ringraziato Protezione Civile e Vigili del Fuoco, ha sottolineato l'importanza di un piano di prevenzione per mettere in sicurezza il territorio. Nel potenziamento degli organici che abbiamo fatto e che faremo non c'è semplicemente il potenziamento degli organici, diciamo così, della pubblica sicurezza, ma anche del soccorso pubblico. Il governo deve mettere in campo un piano di prevenzione e di cura del territorio, importante e fondamentale, perché solo con la prevenzione, con la cura e con la messa in sicurezza del territorio noi possiamo e dobbiamo evitare eventi drammatici come quelli che stiamo vivendo in tutta Italia, da nord a sud in questi giorni. Siamo ad un'altra emergenza, quella degli incendi. Arriva dalla Giunta regionale di Puglia proprio la richiesta al governo di riconoscere lo stato di calamità. Sentiamo. Continua ad essere una vera e propria calamità che nelle ultime ore ha flagellato in particolare il Salento. La Giunta regionale pugliese in una riunione straordinaria ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proclamazione dello stato di emergenza per i territori della regione gravemente colpiti dagli incendi che si sono verificati nel mese di luglio dal Salento alla Murgia sino al Gargano. Tra gli episodi più gravi, gli ultimi nel Leccese, a Torremozza, dove le fiamme hanno interessato circa 200 ettari tra bosco e macchia mediterranea. Due i Canadair impegnati sul territorio, con circa 70 lanci per fermare i due fronti del rogo che ha visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, Ugento, associazioni di protezione civile, ARIF e forze di polizia. La richiesta dello stato di emergenza, quindi, è dovuta all'eccezionale situazione meteorologica e climatica che è associata alla permanenza di temperature estreme, all'assenza di precipitazioni e condizioni di ventosità, ha determinato situazioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, spiegano dalla Regione Puglia. I roghi hanno procurato danni al patrimonio boschivo e ambientale, a quello agricolo, agli insediamenti civili, rurali e attività commerciali, fanno sapere ancora dalla Regione, mettendo in serio pericolo la vita delle persone. E adesso la cronaca con due gravi incidenti stradali. Il primo a Noicattaro, un'auto finisce fuori strada e muore un ragazzo di 13 anni. Il secondo grave incidente a Canosa di Puglia, una moto si scontra contro un furgone, morti due ragazzi di 17 anni. Servizio. Ancora sangue sulle strade pugliesi. Una ragazzina di 13 anni è morta nelle scorse ore in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Cellammare a Noicattaro nel Barese. La vittima era a bordo dell'auto guidata dalla mamma che è finita fuori strada dopo che un altro veicolo pare l'abbia sorpassata. Per la piccola sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cellammare e agenti della polizia metropolitana di Bari e i carabinieri.
ieri. Sui social il sindaco della cittadina Gianluca Vurchio ha dedicato un post all'accaduto. Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti e i suoi amici, scrive Vurchio. Ti sia lieve la terra, benedetta piccola anima di Dio. Ancora vittime giovanissime sulle strade. A Canosa di Puglia due ragazzi di 17 anni sono morti in un altro incidente stradale avvenuto in via Pozzillo. Secondo quanto emerso, le vittime in sella a una moto stavano rientrando dal mare quando si sarebbero scontrati con un furgone Iveco. Il più grande dei due è morto sul colpo, l'altro è stato condotto in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, dove è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, a cui sono affidate le indagini, e i soccorritori del 118. La procura di Trani potrebbe ora aprire un'inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone e disporre l'autopsia. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale e sono coordinate dal magistrato della procura di Trani. Ci spostiamo adesso a Taranto, dove si è svolto un convegno che ha come tema la transizione ecologica. Tra gli ospiti l'ex ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scagno. Sentiamo. Realizzare la transizione ecologica con azioni concrete, tutelando ambiente, paesaggio e biodiversità. È il tema al centro del convegno Agricoltura e Rinnovabili insieme per la transizione ecologica della Puglia, le best practice amiche del paesaggio e del mare. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Fondazione Univerde ed ex ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scagno. E non è un caso scelto Taranto in un luogo che richiama la tutela dei delfini, la tutela del golfo di Taranto, su cui io peraltro, come si sa, propongo un santuario dei delfini sul modello del santuario dei cetacei che abbiamo fatto nel Mar Ligure, perché è scandaloso che non si faccia una protezione adeguata di questo golfo. Ma la cosa importante, presentiamo anche la best practice che è stata realizzata qui da Renexia insieme proprio al centro di osservazioni importantissimo Ionian, che è quello di aver realizzato il primo impianto eolico fatto nel Mediterraneo, però in collaborazione con chi si occupa di tutela dei cetacei, perché anche l'attività dell'impianto rispettasse la vita marina. Durante il convegno sono state illustrate best practice ed esperienze positive, grazie alle nuove tecnologie che, dall'agricoltura all'economia blu, offrono nuove opportunità di sviluppo nel rispetto di ambiente e sostenibilità. Che sia il risultato la produzione di energia termica o elettrica o biocombustibile, l'agricoltura gioca un ruolo primario in questa attività. Basti pensare ad esempio in una delle ultime realizzazioni che è stata fatta, quella di creare una stazione di biometano accanto a un allevamento. Quindi, oltre alla produzione di latte e prodotti caseari, abbiamo una vera e propria stazione che eroga biometano, tra l'altro a condizioni economiche favorevoli. Continuiamo a portare avanti un modello economico che sia inclusivo per la comunità quindi di Taranto, ma che allo stesso tempo possa rispettare il proprio ambiente. Estate militante per il PD pugliese. Avviate nelle spiagge e nei mercati una raccolta di firme per il fondo di coesione sociale, il salario minimo e il fondo per gli affitti. Sentiamo. Fondo di coesione sociale, salario minimo, fondo affitti e aumento degli investimenti in edilizia studentesca. Sono le quattro raccolte firme che il Partito Democratico ha deciso di avviare per quest'estate. È un'estate militante vera, con la nostra base che sta partecipando attivamente, perché vogliamo rivendicare risorse per le fasce più deboli, soprattutto vogliamo rivendicare le risorse che spettano al sud, che qualcuno meridionale in questo momento sta togliendo alle regioni meridionali, che rischiano di non poter utilizzare le risorse come hanno fatto negli anni scorsi. I volontari del PD saranno sulle spiagge e nei mercati tra agosto e settembre per portare tra la gente le motivazioni delle loro mozioni. Sui fondi di coesione sociale il PD chiede che vengano subito sbloccate le quote la cui erogazione è stata sospesa dall'attuale governo Meloni. Una circostanza questa che di fatto non consentirebbe alle regioni di spendere neanche i fondi europei che richiedono il cofinanziamento con l'FSC. Su questo e sulla redistribuzione dei fondi del PNRR delle ultime ore, che di fatto toglie 16 miliardi ai comuni, è duro l'attacco del Partito Democratico al ministro Raffaele Fitto.
e questo governo non si può dire sia appena insediato, e noi siamo ancora in attesa in Puglia di capire come potremo utilizzare e se potremo utilizzare queste risorse. I Dem pugliesi chiedono che sia nuovamente finanziato il fondo affitti, ma soprattutto chiedono che si raggiunga nel più breve tempo possibile un'intesa sul salario minimo, su cui il governo ha rinviato di 2 mesi la discussione. 3 milioni di lavoratori in Italia guadagnano meno di 9 euro lordi all'ora, soglia individuata come minimo salariale. Noi viviamo un tempo in cui il problema oggi non è semplicemente trovare un lavoro, ma trovare un lavoro che ti permetta di avere la dignità di poter vivere in maniera garbata, semplice, normale, senza lussi e eccessi, ma potendosi garantire almeno il minimo vitale. Purtroppo un lavoratore su 4 nel Mezzogiorno d'Italia non può fare questo. È il momento di dare uno sguardo ai giornali, lo facciamo con il supporto dei colleghi della redazione di Bari. A voi la linea, diteci un po' cosa c'è scritto quest'oggi, cosa leggiamo sui giornali. A te Maurizio Spaccavento. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Diamo un'occhiata ai quotidiani di oggi, i principali quotidiani nazionali e locali, partendo dal Corriere della Sera. Vediamo in apertura: fondi UE, via libera da Bruxelles, sì a terza e quarta rata del PNRR, stop a reddito con un SMS per 169.000, proteste a Napoli, niente sanzioni penali alle imprese che collaborano, lite sul fisco, Meloni e la via della seta disdetta entro l'anno. Il sondaggio: Fratelli d'Italia sopra il 30%, alleati in frenata, balzo di Fratelli d'Italia che torna sopra il 30%, i suoi alleati invece sono in calo, stabili il PD al 19,3%, il Movimento 5 Stelle al 16,3%. Vediamo due riflessioni sul Corriere, una di Walter Veltroni dal titolo Le regole condivise, ed ancora di Alberto Mingardi, quei freni alle libertà. A centro pagina una storia: ho perso una figlia, il mio dolore non va pesato, medici a processo, taglio all'indennizzo, ho avuto un altro bambino, dicono. Il virgolettato: mia figlia è morta, i medici sono sotto processo, racconta Barbara, l'ospedale però vuole risarcire di meno perché ho avuto un altro figlio, il dolore non va pesato, dice appunto la protagonista di questa storia. Passiamo ai titoli di spalla, parliamo dei roghi, il paese che brucia, grande come 73.000 campi da calcio, Mattarella nella Palermo ferita. La guerra, Kiev, raid in Russia, Putin pensa all'Africa e attacca la NATO. Economia, l'Italia può fare meglio anche della Germania, lo dice il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina. Taglio basso, la rubrica Il caffè di Massimo Gramellini, il titolo è La nobile bugia ed è in riferimento alla morte del giornalista Andrea Purgatori. Sottotestata, vediamo un titolo di sport: Juve, niente Europa e 20 milioni di multa punita dall'UEFA. Passiamo alla Repubblica. Fisco, regalo agli evasori, questo è il titolo d'apertura, polemiche sulla riforma, niente sanzioni penali per i super ricchi che riportano i capitali dall'estero e collaborano, accorciati i tempi per le verifiche, modifiche agli obiettivi tax gap previsti dal recovery e Salvini cavalca la retorica antitasse per strappare consensi a Fratelli d'Italia, PNRR allarme dei governatori di Forza Italia, primo sì UE alla revisione. Il commento, un boomerang per Palazzo Chigi.
Ancora, dopo l'incontro alla Casa Bianca, contrordine Meloni, avviso di Biden sui diritti. E sempre in tema di diritti, l'intervista Walzer su LGBTQ+, gli USA fanno bene ad incalzare l'Italia. Centropagina, vediamo clima, Giorgia e l'ecoansia, serve un patto tra generazioni. Passiamo ai titoli di spalla, Zaki difende i dissidenti egiziani, Roma e Bruxelles pressino Al-Sisi. Spagna, Yolanda Diaz, leader di Sumar, Sanchez ce la farà. Ed ancora guerra in Ucraina, i paesi africani alla Russia dicono ridateci il grano. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo principale, estate salata, spesa più cara, aumentano i carburanti, la stangata, a pesare sono soprattutto il trasporto aereo più 23,5%, i pacchetti vacanza più 17,7% e i servizi di alloggio più 12,8%. Acciaio e salute, i dubbi di Taranto, la decarbonizzazione resta un miraggio e le bonifiche sono di fatto congelate, dice la Gazzetta. Caldo e aumento mortalità, picchi anomali a Bari e Taranto, report del Ministero della Salute, meno vittime invece al nord. PNRR, arriva la terza rata, ma è polemica sui tagli, Lance Puglia dice con rimodulazione a rischio 600 milioni. Lecce, mangia pesce crudo e contrae forma di colera. Ancora società pubblica per i rifiuti, tutti gli atti finiscono al TAR. Payback sui dispositivi medici, pagamenti slittano a ottobre. Di taglio basso troviamo invece Camminare Dove in Puglia e Basilicata e giornale Radio Rai De Vitis sarà il nuovo vice direttore, promosso il tarantino innamorato della musica. Restiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno dando un'occhiata alle cronache locali partendo da Bari. Saldi, affari in chiaroscuro. Consumatori dubbiosi, non convince il posticipo dell'avvio degli sconti. PNRR, riveduto e corretto, a rischio i finanziamenti del parco ex Fibronit, in bilico 5 progetti del valore di 50 milioni. La Gazzetta della BAT, malore in cantiere, muore operaio 53enne a Trani, il dramma ieri in via Fiume. E ancora Canosa, città sotto shock, le lacrime e il dolore, lo strazio per le vite spezzate di Antonio e Domenico sulla strada provinciale. La Gazzetta di Capitanata, l'università apre 6 nuovi corsi di laurea, sale a 53 l'offerta per l'anno accademico, 4 magistrali, 2 triennali, tra le novità cultura enogastronomica e igiene dentale. Ci spostiamo nel Salento, si spacciano per carabinieri e gli esplodono una fucilata, misteriosa gambizzazione di un commerciante d'auto, indaga la mobile di Brindisi. La Gazzetta di Taranto, delitto Nardelli, battaglia al riesame sulle intercettazioni, attesa la decisione dei giudici. Linea bus veloci, ok all'appalto, il municipio assegna la Tamburi Talzano per un importo di oltre 78 milioni di euro. La Gazzetta di Basilicata, un lucano ai vertici di Confapi, Eustachio Papapietro, presidente nazionale dei giovani imprenditori. L'intervista, Materano, 39 anni, guida il gruppo Solida, proposte per lo sviluppo, più salari legati al risultato, meno imposte e meno contributi sugli straordinari. Il Corriere del Mezzogiorno, anche qui troviamo quei 238 cantieri a rischio con il nuovo PNRR, in bilico progetti destinati alle città per quasi 600 milioni. Sindaci e costruttori dicono cambiate le carte in tavola, Ventola, però i fondi restano.
Sempre in argomento la polemica, il PD contro Fitto non vuoi bene alla tua regione. Sottotestata Puglia nella morsa degli incendi, dateci lo stato di emergenza. La regione ha inviato la richiesta al governo per il rogo doloso di Vieste, gli inquirenti seguono 4 piste. Danni per 800.000 euro, ma in 8 giorni riaprirò, questo il virgolettato del titolare del resort evacuato a Torre Mozza nel Salento. Sanità, febbre alle stelle, non c'è ghiaccio e la donna muore, giallo al Vito Fazzi di Lecce. Appalti sospetti, aziende multate, a Foggia il bisturi del policlinico. Mentre a centropagina vediamo una fotonotizia, una Bari per Sceicchi, sul lungomare spunta lo yacht di Altani. Patroni Griffi, il presidente dell'autorità portuale, dice pronti ad accogliere lusso e VIP globali. Ci spostiamo sull'edizione di Bari del quotidiano La Repubblica. PNRR, tagli per 600 milioni, a rischio 49 progetti baresi, l'allarme dell'ANCE sulla rimodulazione ipotizzata dal governo, ecco le opere. Il caso, la Puglia d'oro dei consiglieri regionali, guadagnano più di tutti. Aerospazio, Boeing made in Puglia, la turbina si farà qui. Per quanto riguarda la formazione, manager turismo da ottobre lezioni ed è boom di domande. L'amarcord politico, Polibortone dice Giorgia è brava, ma deve stare più attenta, lo dice appunto l'ex ministra salentina di centrodestra. Il reportage, la pazza estate di Riva dei Tessali, invasione di cinghiali e sale la paura. Anche qui troviamo la curiosità, arriva il super yacht da 500 milioni, forse a bordo c'è l'emiro Altani. E dando uno sguardo all'interno ritroviamo uno dei titoli che abbiamo accennato in prima pagina, stipendi da nababbi e ora anche il TFM, i consiglieri pugliesi tra i più pagati d'Italia. Passiamo all'edicola del Sud, il nuovo PNRR costerà alla Puglia 600 milioni, l'ANCE con la rimodulazione del piano, tanti progetti a rischio, nel frattempo ok alla terza rata. I collegamenti ferroviari, alta velocità Bari-Napoli, le risorse sottratte alla Roma-Pescara. L'emergenza, ancora roghi dalla regione SOS a Roma, e troviamo su Agis altri 6 mesi di indagini, il regista, ricordiamo l'episodio di cronaca in cui fu coinvolto appunto il regista canadese nel Salento. A centropagina vacanze, via all'esodo, stop ai cantieri, la viabilità, oltre 2 milioni di persone in viaggio verso le località turistiche. Prove di intesa nel centro-sinistra, lunedì il vertice, le manovre per le comunali, soprattutto in riferimento a Bari, al capoluogo pugliese. I giochi del Mediterraneo, Malagò, accelerare. Emiliano, da noi massima disponibilità. In conclusione, il Sole 24 Ore, sanzioni, scudo e sistema dei controlli. Così il Senato cambia la riforma fiscale, delega fiscale. Sconto sugli accertamenti se il rischio fiscale avrà la certificazione qualificata. Bene, era questo l'ultimo titolo alla nostra attenzione. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie mille Maurizio, buona giornata anche a te. Dunque abbiamo ascoltato la rassegna stampa, adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro live special di TRM Network. Adesso andiamo a Taranto per parlare di un convegno sul tema della economia circolare organizzato da Coldiretti insieme a Fondazione Univerde e Società Geografica Italiana Servizio. Oggi l'agricoltura può dare un grande contributo anche al campo dell'energia. Ma da tempo devo dire, perché peraltro già il primo conto energia prevedeva che almeno sulle coperture ci potesse essere un incentivo importante. Adesso stiamo parlando di agrivoltaico, che significa che il fotovoltaico, quindi il solare fotovoltaico, deve rispettare i tempi e le peculiarità dell'agricoltura. Cioè l'agricoltura non può essere danneggiata, noi non possiamo abbattere un uliveto per fare un campo fotovoltaico, se no abbiamo fatto un danno. Noi abbiamo fatto una cosa sostenibile, tanto per essere chiari. Dobbiamo fare in modo di integrare le capacità di produzione di energie rinnovabili con la priorità che ha la necessità di un'agricoltura di qualità nel nostro paese. E non è un caso scelto Taranto in un luogo che richiama la tutela dei delfini, la tutela del Golfo di Taranto, su cui io peraltro, come si sa, propongo un santuario dei delfini sul modello del santuario dei cetacei che abbiamo fatto nel Mar Ligure, perché è scandaloso che non si faccia una protezione adeguata di questo golfo. Ma la cosa importante, presentiamo anche la best practice che è stata realizzata qui da Renexia insieme proprio al centro di osservazioni importantissimo Ionian, che è quello di aver realizzato il primo impianto eolico, peraltro neanche offshore perché è molto vicino, ma perché è in una zona industriale ovviamente, io propongo gli impianti lontani dalla costa, non così vicini, ma questo è stato importante per sperimentare, perché è il primo impianto fatto nel Mediterraneo, però in collaborazione con chi si occupa di tutela dei cetacei, perché anche l'attività dell'impianto rispettasse la vita marina. Allora le cose devono essere fatte bene. Sì, nell'agricoltura ci sono molte pratiche in cui gli stessi imprenditori agricoli sono titolari della capacità di produrre energia da fonti rinnovabili. Cioè il concetto non è che arrivano grandi imprese, si comprano tutti i fondi degli agricoltori, se ne vanno gli agricoltori e facciamo impianti di rinnovabili. Questo non è utile e non è adatto a un paese come il nostro. Noi non siamo un deserto dove si va e si colonizza. Qui bisogna discutere con gli imprenditori, che grazie tra l'altro alla riforma che ho fatto io nel 2001 sono imprenditori multifunzionali, che significa che già sanno fare altre cose oltre che semplicemente coltivare, perché hanno fatto gli agriturismi, hanno fatto le fattorie didattiche, hanno fatto i mercati degli agricoltori, quindi sono imprenditori multifunzionali. Dobbiamo coinvolgerli in partnership con le imprese per realizzare delle realtà di produzione di energia da fonte rinnovabile che non danneggino, anzi migliorino la possibilità delle produzioni agricole. È chiaro che le nuove tecnologie, quello che devono fare, di conciliare insieme quella che è la tutela del nostro territorio, quindi della resilienza del territorio, quindi non l'utilizzo, il mero utilizzo, ma la tutela, cioè rispettare l'ambiente ma allo stesso tempo effettuare questa transizione, che altro non è? Continuiamo a portare avanti un modello economico che sia inclusivo per la comunità quindi di Taranto, ma che allo stesso tempo possa rispettare il proprio ambiente. Allora vi dico, in questo momento in commissione stiamo concludendo il decreto sulle alluvioni. Il decreto alluvioni potrebbe non interessare la Puglia, il punto è che quello che sta accadendo in Italia, adesso è accaduto appunto in Emilia Romagna, sapete al nord vento forte, il cambiamento climatico fa questo e quindi ogni territorio un domani potrebbe essere coinvolto in una situazione di questo tipo. L'agricoltura ne ha subito molto, potrebbe subirlo anche qui, so che c'è stato il problema di Mitili, no? Certo. Per il forte caldo, quindi alla fine il cambiamento, diciamo, climatico non è qualcosa che è lontano da noi, ma purtroppo preme anche sulla salute dei cittadini e sulla salute di quella che è l'economia di un territorio. Quindi anche qui, come dire, abbiamo fatto le alluvioni, è importante che il governo soprattutto metta risorse per tutelare i cittadini, per tutelare il lavoro dei cittadini. Questo a volte, devo dire sinceramente, non viene fatto, perché già nel decreto alluvioni hanno trovato solo 3,8 miliardi di euro, quanto ne servono 9,8 per l'Emilia Romagna. E noi diciamo sempre, questi soldi devono essere presi magari da altri fondi che sono stati messi su cose che potrebbero passare in secondo piano, come per esempio i 13 miliardi per il ponte,
che vogliono sullo stretto di Messina, o come per i 21 miliardi sui SAD, sussidi ambientalmente dannosi, che vanno tolti, ce lo chiede l'Europa, altrimenti andremo in infrazione con l'Europa e pagheremo ancora. Quei soldi perché non darli? Anche qui, per Taranto, per iniziare a sviluppare quella che è un'economia che deve essere veramente green ed ecologica. Transizione ecologica è emergenza climatica, cosa sono? L'emergenza climatica è qualcosa che già esiste, ce lo dicono i ragazzi, ma ce lo dicono anche tutti gli scienziati e il mainstream internazionale. La transizione dovrebbe essere la strategia adatta, perché transizione ecologica significa passiamo ad un modello economico che abbiamo detto era brown, quindi era lineare, che ha creato dei problemi di inquinamento e di salute, ad un modello economico che invece dovrebbe tutelare al primo posto la salute dei cittadini, a Taranto qualcosa la sappiamo su questo, e tutelare anche le risorse naturali e il territorio. Perché se non abbiamo risorse naturali, domani l'economia come la facciamo? Con quale capitale naturale? L'agricoltura gioca un ruolo da protagonista nella transizione ecologica e ovviamente con quelli che sono i materiali di risulta dell'agricoltura, della coltivazione, e della pesca e dell'allevamento, abbiamo delle matrici importanti per la produzione di tutto quello che è il filone della green refinery, quindi la produzione di combustibili verdi. Che sia il risultato la produzione di energia termica o elettrica o biocombustibile, l'agricoltura gioca un ruolo primario in questa attività. Basti pensare ad esempio in una delle ultime realizzazioni che è stata fatta, quella di creare una stazione di biometano accanto a un allevamento. Quindi oltre alla produzione di latte e prodotti caseari abbiamo una vera e propria stazione che eroga biometano, tra l'altro a condizioni economiche favorevoli. Infatti il tema di quanto l'agricoltura incida positivamente è anche che la competitività nella produzione di questi combustibili verdi, quindi non fossili, hanno un vantaggio competitivo maggiore. E adesso ci spostiamo a Matera, incontro nella città dei Sassi promosso da associazioni ambientaliste e culturali sul tema Il Parco della Murgia Materana, tutela e salvaguardia. Vediamo. Nei prossimi giorni, entro la fine del mese, sarà nominato il presidente del parco e quindi del Parco Murgia Materana. Per questa ragione le associazioni si sono riunite in un'assemblea informale tra loro per discutere l'opportunità di dare una voce al nostro presidente ideale, a quello che secondo noi dovrebbe essere la figura che meglio rappresenta le istanze che necessariamente devono essere rappresentate all'interno del parco. E quindi abbiamo voluto condividere con questo incontro, dibattito con i cittadini, il nostro pensiero al riguardo. I promotori di questo incontro sono, diciamo, tre associazioni che hanno connotato la storia della città dal punto di vista, insomma, del patrimonio ambientale. Sono Italia Nostra, Lega Ambiente e il CAI, quindi tre aspetti differenti ma che convergono in realtà in quelle che sono le necessità del parco. Principalmente chiediamo comunque che la figura rappresenti in maniera eterogenea quelli che sono gli interessi reali all'interno del parco, quindi non soltanto l'aspetto squisitamente ambientale ma anche quello del patrimonio, perché c'è un patrimonio di chiese rupestri, quindi con relative pitture ma anche delle aree archeologiche, e poi ovviamente l'aspetto che riguarda anche la fauna del parco, che va certamente attenzionata in maniera qualificata e competente. No, noi pensiamo che il nuovo presidente dovrebbe avere una serie di caratteristiche che sono poi quelle già sancite dalla legge sostanzialmente, cioè professionalità, competenza, visione anche delle questioni che deve affrontare e deve gestire. Quindi persone che si sono distinte anche in tutti questi anni nella salvaguardia del nostro patrimonio.
Abbiamo detto che è un patrimonio complesso il nostro, non soltanto c'è il dato di natura, ma c'è tanta cultura all'interno. Quindi persone che si sono spese anche in ambito pubblico, nel dibattito pubblico e anche nel mondo scientifico su questi argomenti. Quindi uscire fuori dalla logica, diciamo, delle spartizioni politiche in qualche modo, cosa che è avvenuta fino adesso, e scegliere figure che abbiano questi tipi di caratteristiche. Chiaramente avere queste caratteristiche è già un buon inizio che poi si accompagna con anche un metodo che vogliamo che venga messo in campo, che fino a ieri non c'è stato, fino ad oggi non c'è stato, cioè quello della partecipazione. Vogliamo tavoli scientifici che devono essere attivati, vogliamo tavoli di partecipazione che coinvolga tutti, ma non soltanto il mondo, diciamo, dell'associazionismo, ma anche gli agricoltori, gli operatori turistici, un po' tutti, in modo che noi, il parco è nostro in qualche modo e noi tutti dobbiamo essere consapevoli e responsabili di questa tutela e salvaguardia e valorizzazione. E adesso parliamo di un argomento di estrema attualità ed interesse. Lo facciamo in compagnia di un ospite collegato via Skype con noi, per la precisione Mario Marra, presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo. Ben trovato, presidente. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, parliamo di autismo, perché in Basilicata c'è un centro davvero di eccellenza che unisce cuore e tecnologia, tradizione e ricerca. Vogliamo presentare questa realtà, presidente? Beh, innanzitutto devo dire che la nostra fondazione opera su due gambe. La prima gamba è a Matera, dove la nostra struttura opera in sinergia con l'azienda sanitaria di Matera presso la unità operativa di neuropsichiatria infantile. E poi opera a Chiaromonte con questo centro di riabilitazione precoce dell'autismo che agisce con una tecnica particolarmente innovativa. Il nostro centro ospita 4 famiglie per volta per un periodo di, diciamo, di 3 settimane, anche se non tutte continuative, in cui sostanzialmente ai genitori vengono forniti gli strumenti per poter, come dire, essere loro i primi terapeuti nei confronti dei loro figlioli. Quindi è una, diciamo, è una modalità particolarmente innovativa che consente quindi di rendere i genitori in grado di poter gestire e migliorare, diciamo, lo stato dei propri ragazzi. Voi avete in questo senso 4 mini appartamenti in questo centro presso il presidio ospedaliero di Chiaromonte e appunto vengono un po' monitorati, diciamo così, i comportamenti quotidiani delle relazioni tra questi bambini potenzialmente affetti da autismo e i loro genitori. Quindi il video feedback è un po' lo strumento di diagnosi e di intervento. Esatto, è proprio così. Cioè, bambini vengono ripresi insieme ai genitori nel loro agire quotidiano, ovviamente in alcuni momenti particolari della giornata, e successivamente il filmato di questo tipo di attività viene discusso con gli operatori per consentire quindi ai genitori di poter agire nei momenti, per esempio, di particolare crisi di questi bambini nel modo giusto per affrontare queste situazioni, diciamo così, critiche. E questo migliora notevolmente lo stato dei bambini. Sono arrivati alcuni bambini nel nostro centro che non comunicavano e sono andati via, che hanno iniziato a comunicare, ecco, per portare un esempio, diciamo, concreto del lavoro che si fa. Quindi devo dire che i risultati fino ad oggi sono abbastanza. L'importanza però della diagnosi precoce, dell'intervento precoce è fondamentale, tant'è che noi trattiamo bambini, proprio un centro, diciamo, di primissimo intervento, trattiamo bambini in una fascia fino a 48 mesi presso il centro, successivamente seguiti anche a domicilio presso, attraverso sistemi tecnologici o follow up, fino all'età, diciamo, prescolare. Presidente, questo tema è così attuale, così impellente, che c'è un numero che ci può dare già, voglio dire, una idea. In un centro piccolo come quello di Chiaromonte c'è una lista di attesa di 35 famiglie, ma è davvero
così ampio questo disagio? Guardi, io le do alcune informazioni che sono, diciamo, già note. Si parla di un bambino autistico ogni 77 bambini. Addirittura gli americani dicono che questo rapporto sta addirittura crescendo, nel senso che parlano addirittura di un bambino ogni 35 bambini. Questi sono un po' numeri non ancora confermati. Però le posso dire questo, che in Basilicata diagnosi di autismo presso l'unità operativa di neuropsichiatria di Matera in 4 anni sono stati 300 bambini lucani con diagnosi di autismo. Quindi questo lascia intendere che il fenomeno è particolarmente, diciamo, cresciuto, anche se ancora non sono state individuate, diciamo, le cause di questa crescita così esponenziale della sindrome. Abbiamo parlato dunque di liste di attesa, ma soprattutto c'è anche un altro tema, diciamo così, che voi ponete all'attenzione. C'è una necessità anche di supportare al meglio gli adulti che sono affetti da autismo. In questo senso, cosa si può fare? Cosa si può fare? Bisogna realizzare servizi, non soltanto di carattere sanitario, eppure, diciamo, sono abbastanza carenti, perché dopo i 18 anni gli autistici vengono affidati, diciamo, ai reparti di psichiatria, ma in realtà questi non sono dei pazienti tra virgolette psichiatrici, sono persone che avrebbero bisogno di servizi dedicati, di una, diciamo, particolare riguardo, non tipico, diciamo, dei pazienti psichiatrici. Mancano servizi soprattutto sotto un profilo sociale, perché bisogna fare in modo che queste persone vengano incluse all'interno della società. Ci sono degli autistici che hanno delle qualità e dei talenti inimmaginabili e sarebbe veramente un peccato sprecarli se non potessero queste persone essere supportate e aiutate dalle istituzioni. Oltretutto in questo centro a Chiaromonte arrivano ovviamente utenti non soltanto dalla Basilicata ma anche dalle regioni limitrofe, segno, come dire, che davvero è un polo di eccellenza. Guardi, noi siamo partiti logicamente privilegiando gli utenti della Basilicata, perché il numero, diciamo, esiguo di spazi non ci consentiva di poter estendere, diciamo, la nostra attenzione alle altre regioni. Però mano a mano abbiamo incominciato ad intessere rapporti con le regioni vicine e abbiamo incominciato ad ospitare anche bambini di altre regioni, in particolare dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Campania, addirittura qualcuno dal nord. Questo lascia intendere come, anche senza, diciamo, aver dato una grande pubblicità alla nostra attività, piano piano il passaparola ha fatto sì che, diciamo, sia emersa la utilità di questa struttura. È evidente che non bastano centri come i nostri, ma per poter far fronte a questa marea, come le dicevo, di nuovi ingressi nel mondo dell'autismo, se così mi sia consentito dire, è necessario realizzare ulteriori servizi. Io ribadisco questo concetto perché, come le dicevo, il fenomeno è abbastanza significativo. Grazie a Mario Marra, presidente della Fondazione Stella Maris Mediterraneo, che gestisce il centro Early Start di Chiaromonte di Potenza, che si occupa di autismo. Grazie per essere intervenuto al nostro live special. Grazie a lei, buona giornata. Noi cambiamo argomento, nei prossimi giorni ci sarà in Portogallo la giornata mondiale della gioventù, arriveranno giovani da tutto il mondo e arriveranno anche dalla città dei Sassi, vediamo. We'll
Don Giampaolo, anche dell'Arcidiocesi di Matera Irsina in partenza giovani per la Giornata Mondiale della Gioventù. Chi sono questi ragazzi che hanno voglia di incontrarsi, di riflettere, di pregare e sognare un mondo migliore? Beh, quest'anno partiremo in pochi, ma siamo contenti lo stesso. Dalla regione saremo più di un centinaio, saremo lì a Lisbona per incontrare il Papa, ma per incontrare altri 400.000 giovani, e per noi è sempre un'esperienza. A me è la sesta esperienza che faccio di questo tipo, ma ogni volta è una gioia vedere questi giovani, anche perché portano tanta giovialità, soprattutto pensando tante parrocchie dove ormai l'età è sempre più adulta, rivedere tanti giovani che saranno il nostro futuro, ecco, questo ci dà gioia. Sono giovani delle nostre parrocchie, giovani in ricerca, giovani che vogliono fare un'esperienza forte e che vogliono incontrare altri loro coetanei per sperimentare la gioia di essere una chiesa. Sarà un lungo viaggio. Sì, quest'anno Lisbona non è molto lontana, però abbiamo deciso di fare tutto il tragitto in pullman, altri hanno scelto anche di farlo in aereo a seconda delle disponibilità. Per noi il viaggio sarà un vero e proprio pellegrinaggio, riusciremo a fare anche una tappa a Lourdes e probabilmente anche a Fatima, per cui saranno anche delle esperienze di spiritualità. Naturalmente il viaggio servirà soprattutto a creare tra di noi amalgama. Il nostro pullman sarà fatto da 3 diocesi, mentre altre 2 diocesi prenderanno l'aereo e noi saremo Tursi, Tricarico e Matera. Saremo una 40 di giovani. Che emozioni stanno vivendo questi ragazzi alla vigilia della partenza? Gliel'abbiamo chiesto, hanno detto che emozioni troppo grandi, un'esperienza troppo grande che si preparano a vivere. In particolare io accompagnerò 2 giovani della mia parrocchia, l'Immacolata, Simone e Alessandro, 16 anni, sono un pochino più piccoli, diciamo, del pullman, però hanno accolto con entusiasmo questa proposta. Io sono alla seconda GMG, una prima l'ho fatta nel 2011 quando ero ragazzo, avevo 26 anni, e ci andai con mio fratello di 10 anni più piccolo di me a Madrid. Fu una bella esperienza, desideravo rifarla magari accompagnando altri ragazzi più piccoli come è stato questa volta. È importante prepararsi e ci sono stati degli incontri durante quest'anno e mi riservo di lasciare ai ragazzi che devo accompagnare un estratto del messaggio del Papa, super estratto, perché al giorno d'oggi ci vogliono tempi brevi per fare tante cose, soprattutto i ragazzi, per tenere alta l'attenzione hanno bisogno di tempi brevi. Ci sarà un momento di preghiera prima della partenza? Sì, partiremo da Grassano Scalo, nella chiesa adiacente alla stazione intitolata La Madonna di Pompei. Vivremo una messa iniziale per affidare questo lungo viaggio e poi di sicuro altri momenti di preghiera durante il viaggio. Qual è il tema dell'edizione di quest'anno? Il tema che il Papa ci ha dato quest'anno è Maria si alzò e andò in fretta. Naturalmente fa riferimento al tema della visitazione, a Maria che va da Elisabetta, ed è interessante perché ha anche la nostra immagine della Madonna della Bruna. È interessante perché dopo tanti anni di Covid finalmente riusciamo a celebrare questa giornata, per cui per i giovani è ancora più entusiasmante poter ricominciare queste giornate che sono delle vere e proprie giornate di gioia, di festa, di cultura, ma anche dei momenti in cui si possono ritrovare. Ricordo sempre questa esperienza, che questa GMG serve soprattutto per tanti paesi dove il cristianesimo è sempre una minoranza, per cui vedendo tutte queste nazioni si danno veramente tanta forza e tanto coraggio. Non si metta nella cola della storia, siano protagonisti, jueguen para adelante, patina adelante, construyan un mondo mejor. Buon viaggio dunque, buona esperienza, buona strada alle migliaia di giovani italiani che si uniranno in preghiera con Papa Francesco per questa Giornata Mondiale della Gioventù. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta con il nostro live special. Apriamo adesso la pagina ampia dedicata alla cultura del nostro live special. Lo facciamo in compagnia di un ospite collegato via Skype, Nicola Morea, sindaco di Irsina. Ben trovato, sindaco. Buongiorno a voi.
Allora, parliamo di questa straordinaria rassegna che nella giornata di ieri, venerdì 28, e in quella di oggi, sabato 29 luglio, vede proprio il suo comune protagonista di due appuntamenti di grande qualità. Ne parliamo insieme. Assolutamente sì, noi abbiamo sposato la filosofia dell'Onyx Jazz Club e abbiamo voluto aderire fortemente a Jazziamoci, perché è una realtà del territorio, è una realtà che fa cultura, i nostri comuni hanno bisogno di eventi culturali e abbiamo, devo dire, questa due giorni incredibile. Ieri c'è stato l'esordio con architettura e jazz in un contesto meraviglioso quale il chiostro del convento di San Francesco, e oggi replichiamo con un concerto imperdibile, ma tutto rientra all'interno di un cartellone che è quello di Jazziamoci, che coinvolge, e devo dire sono stati veramente bravi perché hanno coinvolto tante realtà lucane, tanti comuni, siamo credo 15 o 16, per cui un fenomeno in crescita assoluta. Irsina doveva esserci all'interno di un cartellone estivo meraviglioso. Sono 19 per la precisione i comuni 19, che hanno aderito appunto a questa rete culturale di Jazziamoci, che voglio dire forse rappresenta la novità più piacevole, più gradevole, diciamo così, di questo appuntamento 2023. Fare rete, fare sinergia nel nome della cultura e nel nome della musica, che dice? Assolutamente sì, da soli non si va da nessuna parte. Certo, l'estate è sempre più semplice per i comuni organizzare un cartellone, c'è tanta gente tra turisti ed emigrati, però restano iniziative singole che fanno parte di un cartellone bello che deve naturalmente esserci. Qui parliamo di cose diverse, qui parliamo di una rete culturale, qui parliamo di 19 comuni che vengono legati tra loro da un Onyx, e dalla musica jazz, per cui parliamo di rompere degli schemi consolidati, di iniziare, almeno per quanto riguarda il mio comune, ad affrontare temi e musiche diverse, ma aprendoci alla cultura, aprendoci all'innovazione, aprendoci alla sperimentazione. Ecco, a proposito di quello che c'è stato ieri e ci sarà oggi, per la precisione diamo anche qualche informazione più di dettaglio, perché praticamente si tratta di due laboratori aperti al pubblico tenuti da Pier Domenico Niglio e Domenico Caliri, laboratori dedicati proprio alla sonorizzazione delle immagini. Durante i laboratori di suoni per immagini sono creati, diciamo così, abbiamo anche delle immagini che fanno riferimento proprio a quanto c'è stato ieri a Irsina. Dicevamo, sono state create composizioni musicali inedite e originali a partire proprio dalla osservazione delle foto di Enza Doria di Onyx Fotografia, dedicate proprio alla meravigliosa città di Irsina. Pier Domenico Niglio, classe 96, è un batterista, produttore e sound designer materano, collabora con la piccola orchestra Onyx diretta da Ettore Fioravanti con l'etichetta Urban 49 e Onyx Dischi, e lavora anche con la Purilian, azienda di intelligenza artificiale legata alla musica live electronics. Cosa ci sarà stasera? Questa sera ore 20:30, Giardino di San Francesco, la performance conclusiva proprio dei laboratori. Irsina, suoni per immagini con Domenico Caliri, chitarra elettrica, effetti elettronici e composizione, e Pier Domenico Niglio, effetti elettronici e voci su immagini proprio di Enza Doria. Sindaco Morea, che aria tira a Irsina questo comune davvero così di frontiera, di confine, che abbraccia la Puglia, la Basilicata e che attira tanto gli stranieri? Ma una bellissima area, abbiamo una estate importante, abbiamo voluto investire tante risorse e scommettere, perché siamo convinti che una vera crescita del territorio non può che passare attraverso percorsi culturali, una crescita del territorio complessiva, per cui c'è un cartellone veramente importante, ogni giorno eventi fino a metà settembre alla nostra festa patronale. Questa due giorni è una due giorni importante perché dà la possibilità a tutti di partecipare ai laboratori e di sperimentare nuove frontiere, di attraversare nuovi confini. Irsina è una città aperta al mondo e quindi deve essere aperta a tutte le musiche del mondo, e da questo punto di vista non ci stancheremo mai di
di provare, di sperimentare, di regalare ai nostri cittadini e ai turisti serate belle e gustose. Grazie dunque al sindaco di Irsina, grazie. Prima di chiudere questo argomento ricordiamo che gli appuntamenti di luglio del Gezziamoci si chiudono a Maratea domenica 30 luglio alle ore 19 nel Giardino delle Arti con la performance Calunair di Domenico Caliri e con il K-Trio di Kevin Grieco alla chitarra, Nicolo Pietrafesa al piano elettrico, Giovanni Gramegna alla batteria, ricordiamo alle ore 21. Poi dicevamo anche che K-Trio è un progetto proprio di Kevin Grieco, un giovane chitarrista jazz lucano non ancora trentenne che ha partecipato a Gezziamoci. In ultimo un dettaglio non da poco: tutte le tappe del Gezziamoci sono raggiungibili grazie al servizio navetta attivo per tutte le tappe, perché Gezziamoci aderisce al progetto Jazz Takes the Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili. Dunque chiudiamo questa ampia pagina dedicata al Gezziamoci, ringraziamo ancora il sindaco di Irsina e adesso andiamo a Matera per parlarvi del concerto che c'è stato ieri alla Cava del Sole, un concerto molto atteso soprattutto dai più giovani con la performance di Tananai. Sentiamo qualche nota del suo concerto. Un 2023 in costante ascesa dunque per Tananai, la piccola peste, questo è il significato del suo nome d'arte con cui lo apostrofava il nonno. Tananai ha spiccato il volo a suon di dischi di platino, successi e partecipazione a Sanremo, uno dei protagonisti indiscussi dell'estate italiana dopo aver registrato il tutto esaurito nei palazzetti la scorsa primavera, porta la sua musica nei principali festival della penisola ed è arrivato a Matera, come dicevamo, per il Sonic Park. A Cava del Sole 5.000 fan, tutti per lui. È una location stupenda, ha detto Tananai. Questo sarà il mio primo ricordo di Matera. Rendiamolo bellissimo. Il repertorio di Tananai va dall'ultimo album a quelli passati, alternando tormentoni come Pasta, super hit come Sesso occasionale, ballate come Abissale. I suoi brani delineano una personalità leggera, allegra e ironica, ma anche romantica e delicata. Inni all'amore e alle cose belle della vita, avendo fame di presente. Il cantante producer milanese all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, 28 anni compiuti a maggio con le due partecipazioni al Festival di Sanremo, ha dimostrato che gli ultimi saranno al massimo quinti, riprendendo non proprio alla lettera la parabola evangelica, ma dandone comunque il senso. Il concerto di Matera si è chiuso col brano Clou, quello che racconta l'amore distante tra Olga e Maxim a causa della guerra. Il pubblico porta le mani al cielo ed è bello, bello, bello stare così. Dunque questa la sintesi dell'interessante concerto di Tananai. Continuiamo a parlare di concerti, ci spostiamo a Foggia dove si è esibito Simone Cristicchi. Gli alberi parlano e raccontano di vita, di anime, di cuori e sentimenti. Lo chiederemo agli alberi, infatti, oltre all'album e al libro, è il titolo del concerto evento di Simone Cristicchi, ospitato a mattinata sul Gargano nell'ambito di Festa Ambiente. Cosa dobbiamo ascoltare dagli alberi? L'amore incondizionato che ci donano, perché l'albero ci insegna forse la lezione più nobile di tutte, che è quella del donarsi gratuitamente. E infatti, osservando un albero, possiamo comprendere che lui ci regala tutto quello che ha: l'ombra, l'ossigeno, la legna e i suoi frutti. E quindi dall'albero potremmo imparare questo e tante altre cose, come per esempio essere fermi, l'accettazione e la forza nello stesso tempo, che non è sottomissione. Uno stato di dedizione agli altri, uno stato di emozioni. Cristicchi sa come fare di musica e spettacolo una lettura contemporanea, multimediale e teatrale, onirica e poetica, oltre le note. L'uomo fa parte di un universo interconnesso, interdipendente, mi viene da dire. Cioè, ogni nostra azione, ogni nostro pensiero produce un'energia. E crea un'influenza nella realtà che viviamo.
Di conseguenza l'uomo deve ritornare ad un'armonia rispettosa nei confronti della natura, altrimenti la natura si sbarazzerà di noi con grande facilità. Siamo le poche cose. Chiudiamo questa ampia pagina culturale, adesso ci occupiamo di sport, andiamo a Fasano dove è stato inaugurato il nuovo palazzetto. La squadra campione d'Italia di pallamano è di Fasano per la quarta volta. Un successo che la Junior Fasano ha conquistato giocando in una palestra scolastica. Ma ora finalmente ha trovato casa. Dopo 53 anni di attesa, taglio del nastro a Fasano per il primo palazzetto dello sport. Una squadra vincitrice di 4 scudetti e che quindi andava dotata di una casa dove poter proseguire la sua attività. È una giornata di festa innanzitutto, ma è anche una giornata storica. L'abbiamo definita la vittoria di un'intera città perché questa giornata è attesa da 53 anni. Oggi mi raccontavano aneddoti di giovani ingegneri di 53 anni fa ai quali è stato presentato il progetto del palazzetto nel 1970. Quindi immaginate l'attesa e la speranza che generazioni di atleti, di dirigenti, di tecnici hanno riposto in questo momento, che oggi abbiamo il piacere invece di celebrare noi. La Regione Puglia ha collaborato in maniera importante con 1 milione di euro, 2 milioni sono del CONI e 2,5 milioni del Comune di Fasano. Soprattutto per chi è di Fasano non è soltanto, come dire, la questione edilizia, la questione sportiva. Fasano è una città che aveva un rudere qui. L'abbiamo voluto in ogni modo, abbiamo gettato un seme, questo seme l'abbiamo innaffiato per un po' di anni e oggi c'è il frutto e viene consegnato alla città. Per l'occasione a Fasano anche il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Venendo dall'aeroporto qui sono andato a controllare quanti abitanti c'è a Fasano. Allora mi dicono l'ultimo censimento del 2017 sono 39.900, per cui secondo me cittadine, città, non capoluoghi di provincia, che hanno un abitanti così e hanno fatto questi risultati sportivi in Italia ce ne sono veramente molto pochi, quindi complimenti Fasano e complimenti alle società sportive. Il palazzetto è tra quelli che saranno utilizzati per i giochi del Mediterraneo del 2026, evento sul quale è in corso un braccio. E adesso parliamo di calcio perché il Bari saluta il ritiro precampionato di Roccaraso. A fare il punto su questa prima parte di preparazione il capitano biancorosso Valerio Di Cesare. Le prime fatiche della stagione sono già terminate. Dopo 2 settimane il Bari saluta il ritiro di Roccaraso in Abruzzo. A fare il punto sul lavoro precampionato il capitano biancorosso Valerio Di Cesare. Ma è stato un ritiro particolare, diciamo, perché veniamo da, come tutti sappiamo ormai, questa batosta dell'11 giugno. Non è semplice comunque ricominciare, però dobbiamo ripartire. Secondo me abbiamo fatto un grande ritiro e adesso abbiamo 2 giorni liberi e poi ci ritroviamo lunedì a Bari per preparare poi la Coppa Italia del 13 agosto. I biancorossi avranno a disposizione 2 giorni di pausa prima della ripresa degli allenamenti lunedì a Bari in vista della prima partita della stagione in Coppa Italia contro il Parma. In attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, Di Cesare ha sottolineato che l'unica certezza dalla quale la squadra deve ripartire è la forza del gruppo. Per me non c'è senso dire al 25 luglio quello che è. Sì, dobbiamo arrivare primi, siamo i terzi, quarti, playoff, salvezza, per me non c'è senso. Per me è il campo che poi decide, insomma, gli obiettivi. Noi, per me, dobbiamo entrare in campo per vincere le partite come abbiamo fatto lo scorso anno. Sicuramente non saremo la favorita, ci sono secondo me altre squadre più forti di noi, ma come abbiamo dimostrato lo scorso anno, c'erano squadre più forti di noi ma sono arrivate dietro. Quindi noi non, per me dobbiamo avere delle certezze, no? Che è il gruppo. Dobbiamo avere spirito di sacrificio, adattamento, compattezza, questi sono per me i prerogativi che non devono mancare a questo Bari. Poi è normale che la qualità ti fa alzare il livello, ti permette di vincere le partite, ma io sono sicuro che il direttore farà una squadra competitiva. E adesso ci spostiamo a Potenza, dove Danilo Lorusso farà parte della nazionale italiana di basket over 40 che il prossimo agosto disputerà i mondiali in Argentina. Sentiamo.
Ci sarà anche un po' di Basilicata ai prossimi mondiali over 40 di pallacanestro in programma dal 25 agosto al 3 settembre a Mar del Plata in Argentina. Infatti la nazionale azzurra, campione ridata in carica, allenata dal coach Vincenzo Ritacca, avrà tra le sue fila anche il potentino Danilo Lorusso. Il cestista classe 79 ha trascorso la sua vita sportiva sui parquet, soprattutto quelli lucani, conquistando anche importanti vittorie. Infatti dopo aver iniziato a soli 16 anni con il Potenza 84, Lorusso può contare la vittoria del campionato di B2 e quindi la promozione in B1 nella stagione 2003-2004 con l'Olimpia Basket Matera, ma ancora la promozione in B2 nella stagione 2005-2006 a Massavra. Poi di nuovo Potenza è in giro per il Sud e, sempre nel capoluogo di Regione Lucano, dopo aver concluso la scorsa stagione in Serie C Gold con l'University, si preparerà al ritorno dall'Argentina ad indossare per il prossimo anno la canotta dell'Academy. Danilo Lorusso, meno di un mese fa in questo palazzetto sono affrontate le nazionali italiana, tedesca, ceca e slovacca under 18. C'è un'altra nazionale che accoglierà un ragazzo un po' più grande. Sei stato convocato, quali sono le tue emozioni? Sì, la nazionale under 20, sì, no. No, sono felicissimo, ho il piacere di partecipare ai prossimi mondiali con la nazionale over 40 italiana. Gli obiettivi penso che siano abbastanza importanti, perché la nazionale è reduce da diversi risultati molto importanti, come anche la vittoria dell'Europeo l'anno scorso, risultati di cartello come diverse medaglie argento e oro. Ovviamente si spera di fare il meglio possibile, però le squadre che ci sono, compresa anche l'Argentina che è la padrona di casa, può schierare giocatori molto importanti, potremmo avere belle sorprese. Una dedica speciale per questa convocazione? Guarda, è banale dirlo, ma a parte le persone che mi sono state vicine e che hanno tutti quanti gli scazzi nel quotidiano, la dedica a mio padre che sfortunatamente è venuto a mancare qualche anno fa, quindi la dedica principale lo faccio a lui, perché ha calpestato e ha macinato chilometri con me per oltre 20 anni. Adesso a Matera, dove è in programma la cena di beneficenza organizzata dall'Opera Don Bonifacio Azione Verde. Abbiamo intervistato la presidente Imma D'Antona. Sentiamo. Prosegue l'impegno di Opera Don Bonifacio Azione Verde, in questo caso anche nella serata del 29 di luglio con una cena di beneficenza volta proprio a potenziare tutto quell'impegno che si concretizza poi nella realizzazione di importanti attività, e in questo caso ovviamente c'è tutto l'entusiasmo per questo momento che chiamerà la massima condivisione. Sì, domani sera la sede di Matera di Opera Don Bonifacio Azione Verde ha organizzato una cena di beneficenza presso la struttura Yogo Village sulla strada statale 7 per ovviamente raccolta fondi destinati al nostro centro in Nigeria e in particolare al completamento della costruzione della nostra università, che è l'ultima sfida in termini di opere in quanto strutture del nostro centro, perché come i tanti che conoscono Opera Don Bonifacio Azione Verde sanno, noi abbiamo già attive le scuole primaria e secondaria frequentate da circa 100 bambini sostenuti dal nostro progetto collettivo a distanza, è operativo l'ospedale, l'Acqua Viva Hospital, inaugurato nel 2016, la chiesa, perno ovviamente del centro, ed è in costruzione assolutamente a buon punto dei lavori l'università. Quindi occorrono fondi e aiuti di tutti per il completamento dell'università. E questa è un'iniziativa appunto che, nonostante il periodo estivo difficile da gestire per l'organizzazione di eventi, stiamo realizzando. E se qualcuno volesse partecipare, aggiungersi anche all'ultimo momento? Sarà assolutamente il benvenuto e potrà farlo anche entro domani, diciamo entro mezzogiorno, consultando il sito dove troverà i riferimenti per aderire a questa cena benefica. L'indirizzo del nostro sito è www.azioneverde.org. Commemorazione strage Niccolò dell'Arca. In piazza Umberto I a Bari la lettura dei nomi delle 20 vittime. Sentiamo.
Sono passati 80 anni dalla strage di via Niccolò dell'Arca a Bari, in cui persero la vita 20 persone e 50 ne rimasero ferite, ma il ricordo è sempre vivo. Quel giorno, all'indomani della caduta del regime, fu organizzato un corteo pacifico per accogliere gli antifascisti usciti dal carcere, ma frange ancora resistenti del regime spararono contro il corteo, uccidendo tra gli altri il 18enne Graziano, figlio di Tommaso Fiore. Quello stesso giorno a Reggio Emilia l'esercito fascista sparò su un corteo di operai delle Officine Meccaniche Reggiane in sciopero. 9 furono le vittime, tra loro una donna incinta e quasi 30 i feriti. Ogni anno la città di Bari, insieme al Comitato Provinciale Ampi, commemora le vittime di questa strage del 1943 per tenere viva con la memoria la fiamma della libertà del pensiero e dell'azione. Una corona d'alloro sotto la targa di intitolazione di via Caduti del 28 luglio per ricordare alla città che 20 persone in via Niccolò dell'Arca non sono morte invano. Gli antifascisti che alzano la testa e proclamano la libertà e l'esercito ancora fascista e i fascisti dalla federazione del partito mussoliniano li stroncano a colpi di fucile. Un episodio grave, il più grave in tutta Italia, è l'avvisaglia della lotta che si svilupperà nei mesi successivi. Una giornata di ricordo, di memoria, ma anche di rinnovato impegno antifascista. Perciò oggi è una giornata importante come tutte le giornate, quando ci ritroviamo per portare avanti il nostro impegno politico, sociale, associativo contro ogni forma di fascismo. E adesso ci spostiamo a Palagiano, dove è prevista la notte bianca con Lucio e Lucio. Ho tanta voglia di Lucio, potremmo dire così. Ne parliamo con Raffaella Intimi, presidente della Proloco di Palagiano, e con Lizia Monaco, sempre della Proloco di Palagiano. Bentrovate e benvenute al nostro live special. Vediamo se è pronto il collegamento. Un attimo, è il bello della diretta perché ovviamente la tecnologia ci aiuta, ma qualche volta fa le bizze. Dunque, dovrebbe essere tutto pronto. Diamo ancora, dicevamo, il benvenuto a Raffaella Intimi, presidente della Proloco di Palagiano, e a Lizia Monaco, sempre della stessa Proloco. Bentrovate. Allora, ci parlate di questa notte bianca. Buongiorno. La notte bianca di quest'anno è la quarta edizione. Quest'anno è stata dedicata a due grandi artisti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Per questo abbiamo intitolato il nostro evento 80 voglia di Lucio. È una notte bianca che apre tante finestre e questa sera potremo ammirare svariate attività, dalla musica dedicata ai due artisti in 7 postazioni, attività anche dedicate all'arte con pittori e fumettisti, attività sportive, attività di immersione sensoriale, mostra di vinili. Avremo anche attività di reading con poesie e canzoni dei due autori, e non abbiamo voluto neanche trascurare l'aspetto dedicato ai più piccoli. La Proloco ormai da tempo dedica nei propri eventi qualcosa che riguarda i minori, e questa sera avremo l'intera piazza della nostra comunità dedicata ai più piccoli, con Teatrino dei Burattini, artisti di strada e quant'altro. Inoltre la serata potrà essere allietata dall'enogastronomia, dalle nostre attività commerciali. È una serata che prende avvio anche grazie a quello che è stato messo in campo con il contributo delle attività commerciali e delle aziende locali, ma anche con il patrocinio del Comune di Palagiano e dal finanziamento di un progetto regionale destinato proprio alla promozione del territorio delle Proloco.
Devo chiedere alla sua collega che è lì insieme a lei, appunto, in che modo la città sta rispondendo a questo invito. Allora, quest'anno noi abbiamo voluto porre particolare attenzione sull'aspetto culturale dell'evento. Stiamo proponendo un reading teatrale, che è una particolare forma artistica che ha infinite implicazioni e correlazioni nel mondo della musica e del teatro. E questo sarà un vero e proprio spettacolo fatto di musica, suggestioni, immagini e parole. Ovviamente l'argomento del reading saranno i testi più belli dei due titani della musica italiana, quali Lucio Dalla e Lucio Battisti. Questo reading si comporrà di letture interpretate da attori, di messe in scena, i cosiddetti tableau vivant, quadri viventi, che rievocano un quadro, un'opera d'arte, un dipinto o un'immagine in particolare. E il tutto sarà accompagnato appunto dalla musica, dal suono di una chitarra e di una tastiera. Abbiamo inoltre voluto dare un titolo a questo spettacolo. Il titolo sarà Emozioni in Piazza Grande, che chiaramente il titolo rievoca due fra i brani più belli di questi due cantautori. E allora invitiamo davvero tutti a seguire, a vivere queste emozioni in Piazza Grande a Pallagiano, in questa notte bianca dedicata proprio a Lucio Dalla e a Lucio Battisti. Grazie ancora agli ospiti intervenuti qui nel nostro live special. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.